Questo paese, col debito pubblico che ha, l'unica soluzione è crescere molto, no? E quindi incentivare gli investimenti, incentivare la competitività, supportare le imprese che fanno investimenti. Mi pare di aver capito che qualcosa c'è, però bisogna leggere bene, cioè secondo me questo deve essere un focus molto importante. Poi bisogna aiutare ovviamente le persone che hanno più bisogno, però secondo me il focus deve essere proprio sulla competitività e sulla crescita. Qualcosa c'è, però leggiamo e cerchiamo di capire se ce n'è abbastanza o forse va fatto un po' di più. Lei parlava di crescita delle imprese, vede un rischio contagio, cioè della preoccupazione da questa situazione negli Stati Uniti? Sì, perché a me sembra, mi sembra che le banche italiane e europee sono molto più solide, c'è una, diciamo, un'autorità che vigila, mi pare, più seriamente. Però sa, poi vediamo che quando ci sono problemi il rischio contagio c'è, speriamo di no, mi pare che c'è stato comunque un tempestivo, la Fed è subito intervenuta, però ecco, è uno scenario un po' più complesso rispetto a quello del 2022-21, c'è meno crescita, i tassi di interesse crescono, quindi non sono catastrofista perché tutto sommato le imprese stanno reagendo anche meglio del previsto, no? Si parla già di un 1% di crescita dell'Italia, prima sembrava così meno 0,3, però ecco, lo scenario è complesso ed è per questo che servono strumenti a supporto della crescita.